l'autore del secondo gol che ha chiuso la partita definitivamente, mentalmente soprattutto, oltre che fisicamente. Stefano Sarrizzu, hai ricevuto quel pallone, prima, seconda e terza marcia, ho detto in diretta, e hai bruciato l'avversario. Sì, sì, penso che oggi i cambi sono stati fondamentali, questo è sintomo che la squadra c'è, è presente, vuole stare subito alle scelte del mister, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita anche importante da giocare dal secondo tempo, che i cambi avrebbero fatto la differenza, e così è stato. Siamo stati bravi, mi sono fatto trovare pronto, sono felice perché comunque sia questa squadra lo merita, e i miei compagni ancora di più. Penso che oggi, indipendentemente dal gol, la squadra ha fatto una prestazione molto importante. Il mister che vi tiene sempre sulle spine fino alla fine, non si capisce mai qual è la formazione che scende in campo, non solo sotto l'aspetto degli uomini ma anche sotto l'aspetto tattico, anche se voi avete provato tanto in settimana. Penso che il mister, indipendentemente dalle scelte che fa, noi dobbiamo essere dei professionisti, dobbiamo farci sempre trovare pronti, perché penso che una squadra che deve fare un certo tipo di un campionato non si può permettere di fare la prima donna, quindi penso che siamo tutti importanti, siamo consapevoli di questo e basta, aspettiamo ognuno il proprio momento, e come è successo oggi, i ragazzi che sono entrati, io, Del Pinto, Battistoni, e chi è entrato penso che si è fatto trovare pronto, e questo, ripeto, è importante perché penso che molte partite si vincono attraverso questi cambi. Si torna al Gran Sasso d'Italia, si torna all'Aquila, l'ultima è stata una brutta partita soprattutto sotto l'aspetto dell'approccio. Come passerete questa settimana, Stefano? Ma io penso che a oggi non abbiamo ancora fatto niente, siamo una squadra sicuramente, stiamo piano piano con ogni partita, stiamo iniziando a prendere consapevolezza dei nostri mezzi. Penso che siamo una squadra forte, ma non basta pensarlo, contano i fatti nel calcio come anche nella vita, quindi sappiamo che l'ultima partita in casa non siamo stati sicuramente bravissimi nel... Forse dal punto di vista dell'atteggiamento è quello che sicuramente non bisogna mai sbagliare, quindi penso che la prossima partita in casa cercheremo di farci perdonare dai nostri tifosi, perché se lo meritano anche oggi in tanti fuori casa, e questo a noi aiuta molto, quindi penso che ci prepareremo in settimana per fare una grande partita domenica.